Selvaggia Lucarelli, sul Fatto Quotidiano, aggiunge un nuovo tassello alla vicenda che ha visto coinvolta Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha ricevuto una multa da 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta, per aver lasciato credere che una parte del ricavato delle vendite del Pandoro Balocco griffato sarebbe andato in beneficenza. La 36enne si è scusata e ha parlato di errore di comunicazione. Ha promesso di donare 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Selvaggia Lucarelli però ha fatto chiarezza su un altro progetto benefico legato a Chiara Ferragni, che sembra aver seguito lo stesso schema dell'iniziativa per la quale l'imprenditrice è stata multata. Nel 2021 e nel 2022 Chiara Ferragni ha lanciato le uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi. Nel comunicato con il quale veniva pubblicizzata l'iniziativa si leggeva: le uova di Pasqua di Chiara Ferragni per Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico I Bambini delle Fate. Si tratta dell'associazione fondata da Franco Antonello. Anche in questo caso, come evidenzia Lucarelli, molte testate dissero che il ricavato delle vendite sarebbe andato all'associazione e nessuno si preoccupò di chiedere una rettifica. Selvaggia Lucarelli ha contattato Franco Cannillo, che ha acquisito Dolci Preziosi. L'imprenditore ha confermato che non c'era alcuna correlazione tra le vendite delle uova e la donazione fatta dalla sua azienda all'associazione I Bambini delle Fate. Il loro intento era sensibilizzare. Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione. Per lei non era da contratto. Quanto è stata pagata? A memoria, 500.000 euro nel 2021 e 700.000 euro circa nel secondo anno. Poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto. Franco Antonello, contattato da Selvaggia Lucarelli, ha spiegato che l'associazione Bambini delle Fate aveva stretto un accordo con Dolci Preziosi, ma loro volevano scrivere che la donazione era legata alle vendite. Noi ci siamo rifiutati e abbiamo permesso di usare l'espressione "sosteniamo i bambini delle fate". L'uomo ha anche dichiarato che avrebbe voluto parlare con Chiara Ferragni, ma non è stato possibile, quindi ha svelato l'entità della donazione. Ci sono stati donati da Dolci Preziosi un anno 12.000 euro e l'altro 24.000 euro. E ha concluso che molte aziende creano grossi fatturati grazie alla beneficenza, ma devolvono solo poche monetine. Mi stupisce che abbiano dato 700.000 euro per il testimonial e 12.000 euro per il sociale. È davvero una vergogna. In queste ore è arrivato il comunicato di Cereal Italia, proprietaria di Dolci Preziosi. In relazione all'articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato su ilfattoquotidiano.it dal titolo "Ferragni, non basta la patacca Pandoro, ora tocca alle uova", l'azienda Cereal Italia ID S.p.A., proprietaria del marchio Dolci Preziosi, ritiene doveroso effettuare le seguenti precisazioni rispetto al contenuto dello stesso. L'azienda Cereal Italia ID S.p.A. si dissocia dal contenuto presente nell'articolo relativamente alle dichiarazioni del signor Franco Antonello, fondatore dell'impresa sociale I Bambini delle Fate, in relazione ad una presunta volontà dell'azienda Cereal Italia di scrivere che il contributo erogato dall'azienda stessa all'impresa sociale fosse legato alle vendite delle uova Dolci Preziosi Chiara Ferragni. Quanto riportato non rispecchia né le volontà di Cereal Italia né quanto riscontrabile dalla documentazione che ha formalizzato i rapporti tra Cereal Italia e l'impresa sociale coinvolta, documentazione che non ha mai evidenziato questa correlazione.